Ok. Bene, allora ci caliamo in questa breve meditazione dedicata al ciclo del tempo. Immaginate di essere in uno stato libero, senza pensieri, come una stella nel firmamento di una dimensione di silenzio e di pace. Così come ci piace guardare il cielo e le stelle nel cielo, immaginate di essere una stella nel firmamento cosmico di anime, quello che chiamiamo la nostra casa. Da quella casa, da quella dimensione di luce, veniamo su questo pianeta Terra e iniziamo la nostra storia umana. E il primissimo momento, quando l'anima arriva, come atterrasse su questa Terra, è un momento di grande gioia. È la novità e l'anima è carica. Quindi mi immagino carica di tutto, carica di amore, di pace, di gioia, di felicità, di potere, di armonia. E intorno tutto riflette la stessa dimensione, le stesse qualità. Guardo il mondo con occhi di pace, ascolto il mondo con pienezza di amore. Non ho bisogno di pensare tanto, perché ogni pensiero è un'esperienza di bellezza e di qualità. Esattamente l'opposto di oggi. E interagisco con gli altri che non vogliono nulla perché sono già colmi e io non voglio nulla, sono colma. È uno scambio di felicità. Non c'è bisogno di parlare molto, ma di essere molto. Nessuno vuole niente. Ogni singola anima è donatrice di felicità, di pace e di amore. Una realtà idilliaca, che però esiste, esisteva, e nella misura in cui la ricreo dentro, esisterà di nuovo. Devo solo colmarmi e tornare a quella coscienza. E visualizzo la relazione ideale. Come vorrei che fosse una relazione ideale con le persone che ho intorno? Che qualità immetterei da parte mia nei loro confronti e nelle relazioni che emergono nella mia mente ora? Mi faccio questa domanda: che qualità immetterei come un ingrediente in più per ricreare armonia? E faccio emergere questa risposta. In una, due, tre relazioni. Che qualità immetterei? Lo so. E non ho bisogno di pensarci molto. So perfettamente quello che serve. Delle volte servirebbe rispetto, tolleranza, comprensione, compassione, distacco, coraggio. Cosa mi serve?
Cosa serve da me verso di loro e da loro verso di me? Cosa mi aspetto? E me lo aspetto forse perché mi manca. Se sono scarica, mi aspetto tanto. Se sono carica, mi aspetto nulla. E scrivo questi pensieri, li annoto per elaborarli di più. E poi, ricordando di essere un'anima, visualizzando uno specchio dove l'anima risplende al centro della fronte e la vedo così. Nella dimensione umana, l'anima anima il corpo e splende al centro della sua fronte quando è accesa, non quando è spenta. Ma la riaccendo consapevolmente e la faccio risplendere, torno a risplendere. E con questa coscienza con questa consapevolezza mi connetto con la fonte di energia, il Supremo, chiamandolo come volete, ma essendo consapevoli che è pura energia, un sole spirituale. Una fonte di grande energia. E come lo penso, lui mi pensa. Lo chiamo, è presente. Lo cerco ed è lì, prima ancora di me. Disponibile sempre e totalmente. Gli pongo domande e ascolto. Mi connetto per avere l'esperienza dell'amore e della pace che diventano dei doni che un padre offre al proprio figlio. È il padre, è la madre e noi suoi figli. Un padre dona. Una madre avvolge. La sua unica energia è amore. E quando creo questa connessione e ne faccio l'esperienza, mi carico. E più mi carico, più mi distacco. Più mi carico. Più non desidero niente, più mi carico, più io divento rispetto. Non chiedo più rispetto, dono rispetto. Più mi carico, più capisco, più divento, più ascendo, risalendo la scala che avevo sceso. La scala dei miei valori, delle mie qualità. E divento consapevole dell'importanza di questa esperienza che mi fa vivere la confluenza tra il vecchio e il nuovo. E tutto inizia nella mente. Quando lascio andare il vecchio e lo sostituisco con il nuovo. Quando non ho più voglia di intrattenere il negativo e adotto il positivo. Quando la violenza non fa per me e scopro il potere della non violenza. Quando
quando le cose materiali non mi dicono più nulla, ma il mondo spirituale diventa la più grande attrazione. Allora sono pronta per un salto verso l'alto, verso la luce, verso la mia verità, che è dentro di me, ma è eternamente incisa nella storia di ognuno di noi. E con un lungo respiro decido in questo momento che coscienza voglio intrattenere, che pensieri voglio cambiare, che visione voglio migliorare verso me stessa, gli altri, chi ho intorno. E divento la pace che cercavo fuori. Divento l'amore che chiedevo fuori. Divento la forza che mi mancava per essere ciò che desidero essere, per fare ciò che desidero fare. E quando questa coscienza diventa forte, tanti altri ne trarranno beneficio, perché ogni pensiero non solo crea il presupposto delle mie scelte, ma è una vibrazione che arriva a tanti altri. Un pensiero di amore viaggia lontano, un pensiero di pace cura a distanza. Ricordando la propria vera identità, il cambiamento inizia e quando inizia è inarrestabile, non si torna indietro. Decido solo il tempo, il ritmo, la velocità, ma una volta intrapreso il cammino del cambiamento, non si torna indietro. Perciò, buon viaggio. Om Shanti.